Buonasera a tutti, bentrovati al nostro TG regionale. Apriamo con la cronaca. Per quote, i bimbi nel nido domiciliare che aveva organizzato nella sua abitazione a Siena, arrestata 52enne. Vediamo. Un'educatrice di 52 anni è stata arrestata a Siena per violenze sui bambini. L'operazione dei carabinieri, erano arrivate diverse segnalazioni di mamme che lamentavano un disturbo del sonno dei bambini tutti tra 6 mesi e 3 anni, un comportamento insolito. La donna, separata e con due figli maggiorenni, che è risultata con precedenti penali specifici per maltrattamenti in famiglia, aveva organizzato nella sua ampia casa un nido domiciliare che era frequentato da 6 bambini da 6 mesi a 3 anni, i cui genitori pagavano una retta di 600 euro mensili. I militari, anche grazie all'apporto di telecamere e intercettazioni ambientali, hanno consentito di ricostruire numerosi episodi consistenti in condotte violente, quali strattonamenti, percosse, anche con piccole lesioni procurate ai bimbi, alimentazione coattiva attraverso pressioni sullo sterno e occlusione del naso per imporre l'apertura della bocca, urla continue e insulti. I carabinieri, coordinati dal PM Silvia Benetti, sono intervenuti 2 giorni fa dopo che la 52enne aveva messo una bimba sul passeggino in terrazzo. I pianti della piccola e le urla della donna hanno richiamato l'attenzione dei passanti, che hanno chiamato le forze dell'ordine intervenute in tempi rapidi. La donna è stata portata nel carcere di Sollicciano a Firenze e dopo la convalida è stata messa ai domiciliari. Durante le perquisizioni, i militari hanno anche rinvenuto e sequestrato una fascia elastica artigianale che la donna sembra usasse per immobilizzare i bimbi. I militari del nucleo ispettorato del lavoro di Siena stanno ora verificando la regolarità amministrativa del nido domiciliare per accertare se la struttura allestita era stata autorizzata dalle autorità competenti. E secondo quanto emerso, la 52enne inviava ai genitori tramite WhatsApp video che ritraevano i bambini felici impegnati in attività ludiche, rassicurandoli sulla loro permanenza all'asilo, e agli stessi genitori veniva vietato di entrare nell'asilo domiciliare per motivi igienici. E quando andavano a riprendere i figli, dovevano comunicare l'arrivo tramite un messaggio WhatsApp all'educatrice. Così la donna aveva tutto il tempo di tranquillizzare i bambini che piangevano, cambiare loro i pannolini o occultare eventuali segni di maltrattamento. Ancora cronaca, banda di giovani mette a segno colpi in saloni di bellezza individuati dai carabinieri di Empoli. Grazie alle riprese della videosorveglianza, 3 stranieri. Vediamo. Fermata una banda dedita ai furti, rubavano la notte nei saloni di bellezza, compiendo spaccate e facendo gravi danni a negozi. 3 ragazzi, uno di 20 e gli altri 2 di 21, di origine marocchina, residenti nel Pisano, sono stati arrestati dai carabinieri di Empoli. Già noti alle forze dell'ordine per precedenti specifici, avevano svaligiato in orario notturno 3 saloni di bellezza, sottraendo in tutti i colpi pochi spiccioli, ma provocando ingenti danni agli arredi e alle porte d'ingresso, tutte sfondate a calci. I carabinieri hanno quindi cercato di ricostruire le azioni partendo dai filmati di videosorveglianza di uno dei negozi, acquisendo poi informazioni dai testimoni degli altri episodi. Probabilmente, ignari del fatto di essere ripresi dalle telecamere, i 3 giovani hanno agito a volto scoperto. I colpi venivano fatti in poco più di 1 minuto. Mentre uno dei 3 sfondava la porta, gli altri facevano da palo e poi, una volta procurato il varco, uno restava fuori in avvistamento e 2 entravano prendendo quanto possibile prima di allontanarsi velocemente. I militari hanno individuato la banda grazie ai capi di abbigliamento, alle foto segnaletiche dei ragazzi, tutti già schedati, e alla conoscenza personale di alcuni di essi. I carabinieri hanno ritrovato e sequestrato tutti i capi di abbigliamento, nonché parte della refurtiva. A ciò si è poi aggiunta la comparazione di un'impronta che ha incastrato uno dei 3. Sequestrati i telefoni cellulari e i vestiti indossati la sera dei fatti. Nel pomeriggio di oggi un 21enne è stato trovato accasciato, morto in un campo da tennis a Calenzano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, oltre ai sanitari del 118. Per il momento la causa del decesso sembrerebbe un malore improvviso. E la Cassazione ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze per un arresto illegale da parte dei vigili urbani di Firenze avvenuto 10 anni fa, e sono stati condannati. Vediamo.
Verdetto finale in Cassazione per un arresto illegale avvenuto 10 anni fa a Firenze ad opera di 2 vigili urbani e del quale finora poco e nulla si era saputo nonostante la gravità del fatto. È stata infatti confermata dalla Cassazione la condanna nei confronti di 2 agenti della Polizia Municipale Fiorentina per il fermo arbitrario di un giovane che aveva alzato un braccio e detto una parolaccia per protesta contro la loro macchina di servizio che stava per investire. Mentre andava in stazione a prendere il treno. I 2 agenti sono stati condannati anche per lesioni personali aggravate dall'abuso di autorità per aver ammanettato il ragazzo e sbattuto con la schiena contro un muro poi a terra in posizione prona. In queste condizioni la sera del 10 ottobre del 2009 il ragazzo veniva portato negli uffici della Polizia Municipale di Firenze e trattenuto per circa 2 ore. Per giustificare il loro comportamento i 2 vigili li scrissero un verbale di accompagnamento e identificazione contenente false attestazioni e una comunicazione di notizia di reato accusando il giovane della commissione di reati pur sapendolo innocente. Senza successo i 2 imputati hanno fatto ricorso alla Suprema Corte contro la pena, la cui entità non è nota, decisa dalla Corte di Appello di Firenze nel novembre 2016, che aveva mitigato la sentenza di primo grado concedendo ai 2 vigili le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel casellario giudiziario. Andiamo a Firenze. La soprintendenza pone il veto sul taglio degli alberi di Viale Matteotti a Firenze, dove dovrebbe passare la tranvia 3.2, la linea nuova. Nardella dice: troveremo soluzioni. Beh, non vedo nessun problema, l'importante è che dopo i no ci siano le proposte costruttive per portare delle migliorie. Io ho già parlato col soprintendente Pessina, come abbiamo trovato soluzioni nelle altre occasioni, troveremo soluzioni anche per il tracciato che va a Bagno a Ripoli. Ha risposto così il sindaco di Firenze Dario Nardella sul veto arrivato dalla sovrintendenza sul taglio degli alberi su Viale Matteotti, dove dovrebbe passare la linea 3.2 della tranvia. Il primo cittadino ha detto di non essere preoccupato. Non vedo qual è il problema, siamo tutti, come dire, nella stessa condizione, abbiamo una conferenza dei servizi, vogliamo tutti realizzare quest'opera, la vogliamo realizzare nel migliore dei modi. I cittadini del quartiere 3 di Bagno a Ripoli vogliono la tranvia, è un servizio importante, è giusto dargliela, ma è anche giusto avere la massima attenzione sia per l'impatto sul patrimonio storico artistico sia anche per la tipologia dei cantieri che io ho già detto devono durare pochissimo, non devono creare problemi ai cittadini. Fino a quando non sarà tutto pronto e sarà tutto curato nei minimi particolari noi non cominceremo con i lavori. Lo stesso sovrintendente sembra tranquillizzare gli animi. Il problema riguarda solo il tratto Piazza Libertà Viale Matteotti. Sulla linea 3.2 in generale siamo d'accordo sul fatto anche di realizzare un nuovo ponte, potrebbe essere anche un bel esempio di architettura contemporanea, quello che ci è stato proposto ci sembrava gradevole. Ci sono alcune cose che forse vanno riviste, troviamo un po' impattante il deposito e l'officina collocata a Bagno a Ripoli in un'area che comunque ha mantenuto un suo pregio, una sua vocazione verde, che verrebbe forse saturata. So che il comune Bagno a Ripoli ha presentato le stesse osservazioni e sicuramente i progettisti adesso provvederanno a rielaborare il progetto. È chiaro che così anche, ripeto, i problemi archeologici sono pesanti, ma io sono tutto sommato abbastanza fiducioso perché in genere le opere della tranvia non scendono mai a una grande profondità. Naturalmente ci sono delle cose che vanno appurate immediatamente perché essendo un'opera lineare non si può poi spostarla a un certo punto, quando iniziano i lavori il tracciato deve essere certo, però a volte basta spostarsi di poco o rialzarsi di qualche decina di centimetri.
E sull'argomento è intervenuto in consiglio l'assessore Giorgetti, che dice: per la soprintendenza il problema della linea tranviaria verso Bagno a Ripoli non è la sostituzione delle alberature, ma la distanza dei filari dagli edifici, che secondo il soprintendente Pessina modifica il paesaggio urbano ideato dal Poggi. Lo ha detto appunto in consiglio comunale a Firenze l'assessore ai lavori pubblici di Palazzo Vecchio Stefano Giorgetti. Giorgetti ha ricordato che sono stati chiesti nuovi rendering in merito al progetto definitivo e anche indagini archeologiche, in particolare nell'area di Piazza della Libertà, dove è previsto un sottoattraversamento pedonale. C'è una notizia che arriva da Lucca, riguarda un caso di meningite da meningococco B in una giovane donna di 32 anni residente a Lucca. La paziente è ricoverata all'ospedale San Luca in prognosi riservata. Le sue condizioni vengono definite stazionarie dai sanitari. E ora andiamo a Prato. Ladri rimasti a mani vuote distruggono un bar per dispetto, danni per oltre 15.000 euro. Vediamo. Hanno distrutto tutte le vetrine dei banchi di esposizione i ladri che questa notte sono entrati al caffè Chocolat all'angolo tra via Magnolfi e via Cavallotti. Il danno è ingente, circa 15.000 euro. I malviventi sono entrati dalle cucine. Una volta all'interno hanno cercato denaro ovunque, ma poiché hanno trovato solo 100 euro di fondo cassa, si sono vendicati distruggendo tutte le vetrine del banco dove il famoso bar espone le sue prelibatezze di cioccolato. La brutta sorpresa è stata fatta stamani all'apertura, poiché il locale non ha l'allarme. Nonostante il disagio, il gestore del bar ha deciso di non chiudere. Non è andata meglio una coppia di ballerini marchigiani venuti a Prato per partecipare alla gara dell'Extra Forum della Star Cup Eta Beta, che ogni anno richiama in città centinaia di sportivi. La coppia è stata derubata degli abiti di gara per il valore di circa 3.500 euro, prelevati dall'auto. Il furto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica nei pressi dell'albergo nel centro di Prato, dove i due ballerini alloggiavano. Sprovvisti dei costumi, i due hanno dovuto rinunciare alla gara di ieri. Andiamo a Pistoia. Pensione anticipata per un centinaio di lavoratori della Breda che erano stati esposti durante lo smantellamento del tetto in amianto. Vediamo. Pensione più vicina per i lavoratori esposti all'amianto nello stabilimento Breda di Pistoia. I lavoratori entrati nello stabilimento prima del 1987, attualmente attivi o usciti dopo il 2000, potranno beneficiare infatti di 79 mesi e mezzo di benefici in termini pensionistici. Si tratta di un numero che oscilla intorno alle 170 persone. L'INAIL ha riconosciuto la continuità dei lavoratori tra il 1987 e il 1990 all'interno dello stabilimento pistoiese al tempo dello smantellamento del tetto di amianto. Ad annunciarlo è Iuri Citera della FIM CISL Toscana Nord, che ha ricevuto la comunicazione direttamente dalla direttrice dell'INAIL. Una novità questa che riguarda circa 170 operai entrati prima del 1987, attualmente attivi o usciti dopo il 2000. Al momento le domande presentate all'INAIL sono 94, ma dovrebbero arrivare, secondo le stime della FIM CISL, appunto a quota 170. Una decisione, quella dell'INAIL, che segue di due settimane la riunione fatta tra INAIL, INPS e tutti i soggetti interessati proprio per affrontare la questione degli operai esposti all'amianto durante lo smantellamento del tetto. I 39 mesi di esposizione riconosciuta diventeranno così 19 mesi e mezzo di benefici, ai quali si aggiungeranno altri 60 mesi per quanti hanno continuato a lavorare in via Ciliegiole nei 10 anni successivi. E così i lavoratori entrati nello stabilimento prima del 1987, attualmente attivi o usciti dopo il 2000, potranno beneficiare di 79 mesi e mezzo di benefici in termini pensionistici. Si tratta, commenta Citera, del riconoscimento per il lungo lavoro fatto, che premia la costanza di chi non si è mai arreso e quanti purtroppo non sono qui con noi a celebrare questo importante risultato. Torniamo a Firenze. Il corridoio vasariano riaprirà probabilmente nel 2021. Smith, il direttore degli Uffizi, dice
si stimano 500.000 visitatori l'anno. Vediamo. Riaprirà nel 2021, dopo un anno e mezzo di lavori e 10 milioni di euro, il corridoio Vasariano, il percorso del Principe che collega gli Uffizi e Palazzo Pitti, chiuso dal 2016 per ragioni di sicurezza. Il progetto esecutivo dei lavori è stato presentato questa mattina dal direttore degli Uffizi, Heike Schmidt. Questi lavori dureranno 18 mesi, sono calcolati in 18 mesi, quindi noi pensiamo che con un po' di fortuna nel 20, ma al più tardi nel 21 il corridoio sarà aperto, il quadro economico totale è di 10 milioni di euro e questo include IVA, oneri eccetera. Poi dalla riapertura in poi aprirà in una maniera completamente nuova, sicura, perché introduciamo 5 uscite di sicurezza in maniera climatizzata. Sentite che fa un po' freddo oggi, questo in futuro non sarà più così, ma soprattutto accessibile a tutti, anche per chi viene in carrozzina. Nel corridoio, che prima ospitava oltre 700 ritratti e autoritratti, troveranno spazio 30 sculture antiche e una raccolta di iscrizioni greche e romane. Il corridoio sarà ricostruito in una maniera filologicamente corretta, ci saranno circa 500.000 visitatori all'anno, quindi sarà un accesso proprio democratico per tutti a prezzi accessibili calcolati proprio sulla situazione di mercato prima della chiusura totale da parte dei vigili del fuoco nel 2016. In alta stagione il biglietto singolo costerà 45 euro, in bassa stagione 20 euro, naturalmente le scolaresche e chi ha la gratuità di legge entra gratis nel corridoio e vorrei sottolineare che questi prezzi sono molto più bassi a quello che abbiamo osservato prima della chiusura. Rimaniamo a Firenze. Per Lorenzo il Magnifico torna la luce di Michelangelo alle Cappelle Medice. Il LED ricrea le condizioni del progetto del Brunelleschi. Vediamo. Quando Michelangelo realizza la sagrestia nuova della Basilica di San Lorenzo negli anni 20 del Cinquecento, concepisce insieme alle sculture per le tombe dei Medici una particolare illuminazione funzionale a dare il giusto risalto all'intero impianto. La luce doveva arrivare dall'alto attraverso la lanterna posta a chiusura della cupola e attraverso le finestre. Nei secoli successivi la costruzione della Cappella dei Principi ha attenuato l'intento michelangelesco, interrompendo la luce studiata dal Buonarroti. Adesso, dopo quasi 2 anni di studi, grazie a un progetto di illuminazione promosso dai musei del Bargello, di cui le Cappelle Medice fanno parte, in partnership con l'Ottomatica, anche la luce è stata restaurata e riportata agli intenti originari. Grazie ad una attenta valutazione e monitoraggio delle condizioni di luce nell'arco della giornata, sono state create delle lampade a LED, costruite ad hoc per questo luogo e sistemate in modi discreti, in modo che il visitatore, quando entrerà nella sagrestia nuova, come sempre capita, non sia soltanto ammirato dalla scultura. Queste statue sono celeberrime nel mondo e dal Cinquecento vengono definite la scuola del mondo, ma la bellezza del partito architettonico viene finalmente messa nella giusta modulazione di luci e di ombre. Ma sarebbe contento Michelangelo? Conoscendo Michelangelo, per quel poco che emerge, non sarebbe mai stato contento, anche perché lascia Firenze nel 1534 e quando alla metà degli anni 40 i Medici con Cosimo I vogliono che si completi per quanto possibile questo progetto e quindi viene dato incarico a Tribolo e poi successivamente gli subentrerà Vasari, Michelangelo si rifiuta di dare indicazioni su come lui aveva concepito questo insieme. Credo però che apprezzerebbe il rispetto del passato, lo studio appassionato che si è fatto della superficie marmorea che può soltanto prendere vita grazie alla luce. Una notizia di servizio che riguarda la viabilità: a causa del transito di un convoglio eccezionale sulla Fipilì saranno chiusi gli svincoli Interporto Est e Livorno Centro in entrambe le direzioni e gli svincoli Interporto Ovest e Stagno in direzione mare dalle 21:30 del 19 febbraio, quindi domani,
alle 6 del 20 febbraio e dalle 21.30 del 21 febbraio alle ore 6 del giorno successivo. Lo comunica l'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze. Sarà predisposta, spiega una nota, una segnaletica di preavviso e di percorso alternativo. Voltiamo pagina. La legge regionale sui grandi toscani, di cui si è parlato in Consiglio regionale, ha fatto scoppiare delle polemiche. Vediamo. La legge sui grandi toscani vuole segnare questo 2019 con iniziative che siano iniziative diffuse in tutta la Toscana, non pensiamo al grande evento, ma iniziative che risveglino la sensibilità dei toscani verso un profilo che è quello dell'identità e dell'orgoglio di essere toscani attraverso figure come Leonardo da Vinci o come Cosimo I de' Medici. E poi iniziative sui Natali di Napoleone Bonaparte, che indubbiamente ha origini toscane. Proprio in Toscana il padre venne a ritirare quelle patenti di nobiltà che servirono a lui per entrare all'Accademia di Brienne. Condividiamo l'esigenza di questa legge, perché per noi l'identità della nostra terra è un valore fondamentale, la difesa, la valorizzazione, l'adeguata conoscenza. Però non ci piace quell'articolo 6, che è un articolo generalista, un articolo all'interno del quale troviamo tante figure. Noi volevamo una legge che ponesse chiaramente quali sono i grandi toscani, e tra i grandi toscani doveva essere chiaramente indicata con un proprio articolo, un proprio stanziamento, la figura di Oriana Fallaci. 245.000 euro secondo noi facevano più bene ai toscani, a alcune esigenze anche delle start-up per il lavoro, per la disabilità. Io capisco che il presidente Gianni abbia un amore così sconfinato per la sua regione che ne amplia gli orizzonti fino a dire che Napoleone Bonaparte è un figlio diletto della Toscana. Le opere di saccheggio da parte delle truppe napoleoniche sono state persino superiori a quelle della Wehrmacht. Il punto di fondo è che di nuovo ci troviamo a distribuire contributi a pioggia, completamente scollegati da una qualsiasi programmazione complessiva regionale, piccole mance date ai comuni. Queste non sono operazioni culturali. Era l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i programmi di Toscana TV.